Bella a tutti ragazzi, qui è Giue360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 2 con la carriera giocatore su FIFA 19. Il primo video, che se ancora non avete visto vi lascio in descrizione, è andato abbastanza bene e quindi eccoci qua con il secondo. Che cosa faremo? Oggi cercheremo di giocare più partite possibili. Abbiamo anche tante partite infrasettimanali e cercheremo di gestire le forze in modo autonomo. Sapete benissimo che qui su FIFA, anche se stiamo stanchi, loro ci buttano dentro lo stesso. Per evitare infortuni cercheremo di gestirci al meglio. A questo però penseremo dopo. Veniamo da 3 partite giocate con 2 gol e 0 assist. La media è buona. Abbiamo la sfida contro il Crotone e direi di iniziare subito, perché oggi vorrei fare 4/5 partite. Vediamo un po' con i tempi se ce la facciamo. Questa qui è la squadra, comunque siamo lì ovviamente titolari e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto ragazzi, ci siamo, le squadre sono già in campo, lo stadio è pieno e inizia adesso Lecce Crotone. Marcello diventa palla per noi, primo a fondo, forza che la velocità è il nostro punto di forza, lo superiamo, poi ci provo un giro e tiro debole. Scusate per l'egoismo, chiedo scusa a tutti i compagni. Ci siamo ancora noi però, bello, bellissimo, guardami dentro. Era passato e nessuno di noi che si butta. Non ci ho creduto, devo essere sincero. Stiamo giocando bene però. Schiavone, dice un rimpallo, bello, ok, prova a rimetterla dentro. No, sulla respinta non c'ero. Hai fatto bene a tirare. Anche questa volta mi sono messo male. Ci devo credere di più. Alla Pippo Inzaghi, devo stare lì. Schiavone, recupera palla, guardami che ci sono. È perfetta, appoggiamo dentro. Ottimamente per Petriccione, il tocco bellissimo per la Mantia e passiamo in vantaggio 1-0 al 59esimo. Questo è il primo gol segnato dai nostri compagni. Fino ad adesso abbiamo segnato solo noi nel Lecce, ma va bene così, la precedenza va alla squadra. Rimessa per noi, la batte di Matteo, di testa di Matteo, la mette per noi. Voglio provare a fare qualcosa, la finta, ci provo con il mancino da una posizione quasi impossibile, scusate ancora. Comunque noi più tiriamo più i nostri attributi migliorano, quindi è anche giusto sbagliare per imparare. 2 di recupero comunque e non c'è più tempo, l'arbitro fischia la fine, vinciamo 1-0, ci prendiamo gli applausi dei nostri tifosi e va bene così. 7.8, abbiamo provato a segnare ma non ci siamo riusciti. Avanziamo nel calendario perché abbiamo il big match contro il Verona che si trova dietro di noi in classifica. Va bene, non sarà facile, il nostro obiettivo è raggiungere la Serie A e per farlo dobbiamo fare punti anche contro le squadre più forti della Serie B. Questa è quella squadra, comunque noi siamo sul centro-destra e ci vediamo in campo. È tutto pronto, leggera pioggia si abbatte sul campo di Verona. Noi però non abbiamo paura di niente e inizia adesso Verona-Lecce. Ragusa diventa buona, attenzione per Danzi che carica e il Verona passa in vantaggio. Non è una partita semplice questa e ne abbiamo subito la prova, siamo sotto. Ancora loro, non stiamo facendo nulla ragazzi. Crescenzi, ribattuto e pallone dentro. Sono di un altro livello. Purtroppo nella carriera giocatore, quando la squadra non gira, non giriamo neanche noi, perché non riusciamo ad avere un pallone giocabile. Palombi diventa buona per noi sul secondo palo. Sembrerebbe buona per nessuno. Allontanano via. Forse ci prendiamo una rimessa. Sì, troppo poco però. La batto anche io. Nessuno che si fa vedere. Tutti che scappano via. Non abbiate paura di questa squadra. Scavone, Marcello, la crosso sul secondo palo per nessuno. Ma esistiamo ancora noi. Marcello, Mancosu, bello di prima con il destro e tiro bruttissimo. Il primo tiro del Lecce dopo 90 minuti di gioco. Insistiamo ancora, ultima azione, vediamo se almeno riusciamo a segnare un gol. Spazzano via, arrivaci di testa, dai che lì, sgirati però, sbrigati che l'arbitro fischia. 3 ore per fare una ripartenza e non c'è più tempo. Quinta partita completata, almeno queste partite ci servono
stavano per migliorare, 6.2. Va bene, il campionato di Serie B è molto difficile, è molto tosto. Il nostro obiettivo è arrivare ai playoff. Al momento ci siamo, ma siamo solo all'inizio. Prossima partita contro la Spezia. Siamo in campo e loro sono sopra di noi, quindi ci tocca vincere, soprattutto dopo la sconfitta di prima. Questa qui è la squadra, siamo leggermente stanchi, ma dobbiamo stringere i denti. E noi signori appunto ci vediamo in campo. È tutto pronto, siamo davanti ai nostri tifosi e inizia adesso Lecce la Spezia. La mantia diventa buona per noi, dimmi che è buona sì. La sterzata Marcello, doppia sterzata e sinistro fatto male. Ma sarà calcio d'angolo, voglio segnare il gol, mi manca da troppo tempo. Schiacciamo di testa, perché esulti tu? Ho segnato io, mi ho rubato il pallone, si sono confuse le teste, questo è gol mio, lo voglio rivedere. I tifosi esultano, ma qui c'è stato un furto di rete, lo voglio vedere perché c'ero anch'io sul pallone. Dai, la testa era lì, ha colpito lui. E vabbè dai, pensiamo prima alla squadra, poi a noi. Schiavone, diventa buona per noi, passiamo sì, poi il tocco dentro per Falco che tira. Perché hai tirato? Perché sei così frettoloso? Non essere egoisti come noi, già c'è un egoista in squadra, se siamo due siamo troppi. La mantia diventa buona per noi, vediamo se c'è uno due. Ok, sono passato con il destro, che schifo di tiro però. Vergognati Marcello, perché mi tiri così? Pure ho caricato abbastanza, forse sono stato trattenuto da quello dietro, mi ha disturbato, non lo so. Fatto sta che siamo a secco di gol e questa cosa non mi piace, perché io voglio segnare. Insistiamo noi adesso. Ok, bel pallone, possiamo andare fino in fondo. È nostra, non è vero? Sul secondo palo il cross, di testa colpisce. Ottimo assist, primo assist della carriera. È vero che ci mancano i gol, ma ci mancano anche gli assist. Molto bene, sempre decisivi nelle partite, sono contento. I tifosi esultano, 2-0. Abbiamo risposto alla caduta di Verona. Rispondono loro, attenzione! Ma perché non l'ha presa il nostro portiere? Ma avete visto? Ha segnato Mora. Per fortuna che abbiamo fatto il secondo, ma guardate lì che errore clamoroso del nostro portiere. Cioè praticamente era centrale, era debole, era quasi un passaggio questo tiro. Come ha fatto a finirgli sotto al braccio? Ma dai, qui ci vuole Fiorillo ragazzi, per forza ci vuole il genio di Fiorillo. Non c'è più tempo comunque e l'arbitro fischia la fine. Nel finale l'abbiamo gestita alla grande senza rischiare nulla, ma bisogna stare attenti. Il nostro portiere oggi ha fatto male, 7.9 per noi, 8 per Tom e andiamo avanti. Siamo al terzo posto in campionato, davanti a noi Benevento e Verona. Adesso abbiamo il Pescara. Io voglio scendere in campo, ma devo guardare la condizione fisica. Questa è una partita molto difficile però. Vediamo se siamo in grado di giocare. Sì, ok, ce la facciamo. Questa è la squadra e noi signori ci vediamo subito in campo. È tutto pronto, questo stadio noi lo conosciamo molto bene, perché con il Pescara abbiamo fatto dei miracoli incredibili. Solo chi mi segue da un bel po' sa di che cosa sto parlando. Le squadre sono in campo comunque e inizia adesso Pescara Lecce. Calcio d'angolo per il Pescara, attenzione, troppo spazio, pallone fuori di poco. Siamo partiti male, in trasferta facciamo fatica sembra. Non abbiamo la spinta del nostro pubblico, guardami, 3 ore, però ma che schifo di passaggio. Neanche nei dilettanti si vedono queste cose. Noi siamo in Serie B qui, calcio d'angolo, di testa colpisce e parata di Fiorillo, il nostro eroe. Qui affrontiamo un portiere superiore a Neuer, superiore a Buffon su questo gioco. Fiorillo è un talismano, provatelo per crederci. Marcello, diventa buona, ok, appoggiamo dentro, 1-2, perché non fai l'1-2, la manca. Già mi hai rubato un gol prima, adesso siamo nemici e te. Insistiamo ancora però, Schiavone, molto bello per noi. Possiamo andare, puntiamo l'avversario, lo superiamo. Ok, fino in fondo, con il sinistro pallone fuori, ho caricato troppo. Questi sono i nostri tiri, queste sono le nostre azioni, ma ho caricato troppo. Insistiamo ancora, guardami, ok, una schifezza. Fiorillo, pressato, Fiorillo ha sbagliato, non te l'ho chiamata. Allora, chiamo di là, per il destro, no. Miracolo di Fiorillo, lo sapevo. L'abbiamo gestito malissimo questo errore di Fiorillo comunque noi. Due di recupero, guardami che ci sono. Che
stai facendo? Ma perché i miei compagni si muovono a caso? Perché? L'arbitro fischia la fine. 0-0, un pareggio buono, forse, in trasferta contro una grande squadra, non lo so. 6 tiri a 4, migliore in campo Meccariello e andiamo avanti. Prossima partita contro il Cittadella, l'andremo a giocare ovviamente adesso. Siamo in campo con questa classifica, siamo all'ottavo posto, ma non sono preoccupato perché bisogna arrivare almeno tra le prime 8 per andare ai playoff. Quindi è un obiettivo del tutto raggiungibile. Noi siamo sesti, quindi ce la si può fare. Non è una missione impossibile. Arrivare tra le prime 2 e lì si fa dura perché ci sono squadre più forti di noi. Ma arrivare tra le prime 8 ce la si fa. Questa è la squadra comunque e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, siamo in casa. I tifosi a noi portano fortuna, a quanto pare. E inizia adesso Lecce Cittadella. Attacca Cittadella, attenzione qui, l'ho gufata, pallone fuori, mamma mia, ha dato l'impressione del gol. Marcello, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Marcello, con il sinistro e parata del portiere, ragazzi, questa volta avevo caricato bene. Ora tocca a loro, pallone dentro, eccolo qua, tiro bellissimo dalla distanza e 1-0 Cittadella. Gol sbagliato, gol subito, siamo sotto. Calderoni, Mancosu, diventa buona per noi, qualcuno che si faccia vedere, nessuno, quindi la finta, ci provo con il boncino e pallone dentro, tiro dalla distanza, primo gol da fuori aria e 1-1 al 71esimo. Solo noi riusciamo a fare qualcosa in questa squadra. Siamo al 71esimo, non abbiamo visto una reazione concreta da parte della squadra. Una botta da fuori che pareggia i conti. E fidatevi che dopo 70 minuti di corsa a vuoto, uno poi perde anche la pazienza. Insistono loro, come un torello che ci fa perdere la pazienza. Guardate quel portiere, ma non è un portiere quello, è un giocatore in porta, è un attaccante, è un trequartista, non può esistere un portiere così. Contropiede all'ultimo secondo, Marcello appoggia molto bene, 1-2, non abbiamo più le forze, però l'arbitro fischia se torno indietro, quindi allarghiamo dall'altro lato per qualcuno, i nomi sono spariti, i rimpalli vengono persi e l'arbitro fischia la fine. Ci prendiamo l'applauso o gli insulti dei nostri tifosi, non lo so. Seedorf guarda intorno e purtroppo ce ne andiamo a casa con un punto. 7.7, non c'è stata la reazione. Siamo stati migliori insieme a Mancosu, 7.9, leggermente di più. Confermiamo comunque il sesto posto, rimaniamo lì e ripeto, l'obiettivo è quello di centrare i playoff. È un obiettivo tutto sommato raggiungibile perché tra le prime 8 quasi sicuramente ci arriveremo e poi a fine stagione ci giochiamo tutto nei playoff, come se fossero appunto delle finali di Champions League. Detto questo, la prossima partita l'avremo contro il Brescia, la giocheremo ovviamente nel prossimo episodio e cercheremo di fare 5 partite anche nell'episodio appunto numero 3. Magari giocando 3 partite arriveremo fino a metà del mese di novembre. Ci sono anche le partite con la nazionale, ma noi ovviamente non siamo stati convocati, siamo ancora troppo deboli. Noi concludiamo comunque questo secondo video con 8 partite giocate, 3 gol e un assist. Non male. Si può fare di più, ma siamo a difficoltà leggenda fin dal primo episodio. Siamo in Serie B, non abbiamo una squadra fortissima intorno a noi e quindi 3 gol e un assist in 8 partite possono andare. Detto questo, io vi saluto, non so quando uscirà il prossimo episodio, probabilmente tra 3-4 giorni, perché quando state guardando questo video io sono in Egitto. Tornerò a breve, dovrei tornare venerdì/sabato, quindi appena torno registro subito il terzo episodio e ve lo faccio avere, quindi o sabato o domenica oppure venerdì, non lo so. Vi terrò aggiornati comunque su Instagram, seguitemi così saprete tutto al 100%. Io vi saluto, ci vediamo domani con un prossimo episodio che dovrebbe essere la carriera allenatore. Io vi saluto, bella!